Bentornati a tutti ragazzuoli, oggi in questo video andremo a trattare di un argomento diverso da quello che porto di solito sul canale. Lo sport del braccio di ferro è noto per essere una disciplina molto dura e mascolina, inoltre i suoi atleti sono letteralmente dei titani dalla forza bruta. Quindi negli ultimi anni Don Mazurenko, uno dei principali organizzatori di eventi nel mondo del braccio di ferro, ha deciso di introdurre un tocco femminile all'interno dello sport, per smorzare e alleggerire l'atmosfera. Quindi nel mio piccolo, in questo video, andrò ad elencare alcune delle ragazze più belle che lo sport ci offre. Ovviamente la lista non è in nessun ordine particolare, dato che classificare le ragazze in base al loro aspetto fisico è da cafoni e noi su questo canale siamo gentiluomini, quindi mi affido al vostro massimo rispetto nei commenti. Ragazzuoli, prima di iniziare vorrei semplicemente invitarvi ad iscrivervi al canale, siamo vicinissimi al traguardo dei 2000 iscritti, facciamo crescere questo sport in tutta l'Italia, il contributo di ognuno di voi è essenziale. Senza perdere altro tempo, partiamo subito con il video. La prima armlesser sulla nostra lista è Snitsana Babayeva, un armlesser di origini slovacche, nonché pluricampionessa mondiale, con ben 9 titoli internazionali a suo carico, 7 titoli europei, 4 volte campionessa dello Zloty Tour e 6 volte campionessa nazionale. Che dire, la sua carriera sportiva è decorata e prestigiosa quanto la sua bellezza. Oltre ad essere una grande atleta, ha partecipato nello sport anche come arbitro in svariati match ed è un'allenatrice per giovani ragazzi e ragazze. Che dire, è sicuramente una delle icone femminili più importanti dello sport. La prossima atleta è Irina Gladkaya. Non fatevi ingannare dalla sua bellezza, perché è una donna in gamba ed intraprendente. Difatti lavora come avvocato e oltre a ciò è anche 13 volte campionessa mondiale di braccio di ferro. La giovane Irina iniziò la sua carriera all'età di 15 anni, quando il suo coach notò le sue incredibili doti fisiche. È attualmente considerata una tra le migliori pesi medie al mondo e non ha nessuna intenzione di fermarsi. Oltre a ciò, Irina è anche un personaggio famoso su YouTube e Instagram, con video di lei che fanno milioni di views. Guardandola basta capire il perché. La prossima armlesser è Erika Bengtsson e il suo soprannome è Zaffiro. Di origini svedesi, Erika è la figlia di Lennon Anderson, un campione svedese, che ha trasmesso a sua figlia la passione del braccio di ferro fin in tenera età. Difatti, il primo torneo in cui Erika partecipò aveva solamente 7 anni. Ora Erika è grande ed è molto forte, è una delle principali contendenti nel circuito WAL, ha un carattere esplosivo e grintoso. Oltre a ciò, di lavoro fa la personal trainer nella sua palestra. È attualmente sposata con il suo compagno, con il quale ha una figlia e un figlio. Auguriamo a Erika e alla sua famiglia tutto il bene di questo mondo. Come prossimo nome abbiamo la super popolare e nota Sara Bachmann. Direi che Sara non ha bisogno di introduzioni. Per chi non lo sapesse, Sara è un 8 volte campionessa mondiale di origini svedesi, che attualmente vive in America. È una delle armwrestlers donne più forti al mondo, con davvero pochissimi nomi che le possono stare davanti. È fortissima nei esercizi fondamentali e ha un'ottima massa muscolare. È stata di recente sotto i riflettori per la sua vittoria schiacciante ad Istanbul contro Irina Dreeva. Sara è felicemente fidanzata con il suo compagno da anni e il suo obiettivo è diventare la miglior armwrestler donna al mondo. Oltre a ciò, Sara è molto nota sui social, sia su YouTube che Instagram, dove collabora con grandi atleti ed atlete. E come ultima, ma non ultima, armwrestler abbiamo la stupenda Ekaterina Nikisheva, considerata da molti la regina del braccio di ferro, nonché la più bella dello sport. Di origini russe, Ekaterina è una 6 volte campionessa nazionale e 4 volte campionessa europea. Ha vinto innumerevoli titoli nella sua vita, tra cui Miss della bellezza e dello sport. È anche una modella e partecipa a fashion show e programmi TV. È sposata con un arm wrestler professionista e insieme hanno avuto di recente una figlia. E Caterina è indiscutibilmente una delle gemme più belle e rare che lo sport può offrire. Auguriamo a lei e alla sua famiglia il meglio. Ragazzuoli, prima di concludere il video vorrei lasciarvi con qualche menzione onorevole, iniziando da Cristina Bodrieva, un'altra atleta formidabile che oltre al braccio di ferro pratica altre discipline, quali danza e pole dance. Anche lei è una campionessa di calibro internazionale, nonché allenatrice e mamma. La prossima non è un armwrestler agonista, ma bensì un arbitro. E che arbitro? Sto parlando della bellissima Elena Kuzmich. Di origini ucraine, è una delle figure più importanti non solo come arbitro, ma anche come presentatrice ed organizzatrice. Pensate che è addirittura presidentessa della PAL in Ucraina. Inoltre è conosciuta e conosce tutti gli atleti dello sport. Ha di recente accettato la proposta di matrimonio del suo compagno, quindi auguriamo anche a lei una vita felice e piena di soddisfazioni. Bene ragazzuoli, il video è finito. Spero che questo formato diverso dal solito vi sia piaciuto.
tutto. Io come al solito vi invito a lasciare un mi piace ed iscrivervi al canale se il video vi è piaciuto. Siamo molto vicini al traguardo dei 2000 iscritti. Dai ragazzuoli! E ricordate che la forza non è mai una debolezza. Stay strong!